Vuoi far parte della community della Fucina dei Pensieri? È molto semplice, basta iscriversi al canale, cliccare sulla parola community ed entrerai in una chat dove ci si confronta su alcuni temi. Mi chiamo Lisa Galli, sono psicologa, psicoterapeuta e criminologa e questa è la nostra community della Fucina dei Pensieri. È un luogo dove potrai sviluppare la tua crescita personale e professionale. Non è psicoterapia, ma è la possibilità che ti dai di allargare il tuo pensiero. Una domanda, proponete degli argomenti, così ringrazio oggi Carolina dell'argomento da lei proposto. Come suggerimento del quale parlare, io direi la paura della solitudine, paura che a mio parere condiziona molto la vita e le scelte di un individuo. Grazie. Grazie a lei Carolina, perché la solitudine, appena ho letto questa parola, mi ha fatto venire in mente la canzone di Laura Pausini, quella che nel 1993 le ha permesso di vincere Sanremo. All'epoca si parlava di una solitudine sentimentale perché era la storia di due ragazze che venivano allontanate a causa del lavoro del padre di lui. Non c'erano social, non c'erano telefonini, quindi negli anni 90, quando si andava in città distanti, era un po' più possibile perdersi. Oggi questo risulta un più difficile, più complesso. Se due persone vogliono sentirsi, lo faranno con molta più semplicità. Il ritornello di quella canzone diceva: la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ed era una solitudine sentimentale. Penso che Carolina si riferisca a qualcosa di molto simile su una solitudine sentimentale, amicale, quando dice parlare della paura della solitudine che a mio parere condiziona molto la vita. La solitudine di per sé sarebbe un valore aggiunto per ognuno di noi, perché la capacità di essere in silenzio con se stessi, di riflettere, di avere un mondo introspettivo nel quale non sentirsi soli, permetterebbe alla persona di fronteggiare la vita e gli eventi di vita in maniera differente, senza condizionamenti esterni. O meglio, si possono sentire i pareri degli altri rispetto ai temi generali della vita senza temere di essere abbandonati dalle persone nel caso in cui non si dia loro retta. Mi viene da sorridere perché proprio di poche settimane fa il tema della solitudine, perché all'Abbazia nel Mugello, in Monte Cuculi in Toscana, ho recuperato dal web un articolo che avevo letto, la domanda è: vuoi fare il monaco o la monaca? Stiamo cercando te. E danno la possibilità alle persone di staccare la loro vita per un mese e diventare monaca o monaco in modo da riflettere, da essere isolati dal resto del mondo. Il valore aggiunto della solitudine in questo senso è amplificato, perché in una società dove tutti siamo virtualmente connessi, interconnessi, dove le distanze non esistono più, chiedere a una persona di staccarsi dal tutto, isolarsi e entrare un mese in un'abbazia per me è straordinario e sarebbe una opportunità da cogliere. Credo che abbiano già una lista di attesa, proprio per far vedere che la solitudine può anche non fare paura. La solitudine a cui si riferisce Carolina è una solitudine ben diversa, è un concetto di: sto facendo la scelta giusta, posso piacere agli altri, gli altri si allontaneranno da me se io mi comporto in una determinata maniera. Io riscontro questa situazione in molte persone che non sono state educate nella loro vita o non si educano o non educano loro stesse nella propria vita a valorizzare le proprie scelte, a valorizzare le proprie idee. Quando le persone temono troppo il giudizio degli altri, creano una relazione di dipendenza con gli altri e perdono i confini di se stessi. In questa perdita io riesco a ritrovare me stesso solo se ho di fianco l'altro. È il classico problema della dipendenza affettiva, dove le persone razionalmente riconoscono la necessità anche dell'autonomia, ma emotivamente non riescono a sganciarsi da questo bisogno dell'altro, da questo bisogno del riconoscimento dell'altro. Forse può essere utile pensare che se io devo scegliere in funzione di quanto l'altro imponga su di me, allora io sono in realtà solo. Ma sono solo anche staccato da me stesso, perché sono in completa balia dell'altro.
La capacità invece che ha la persona di essere solo con se stessa è quella che permette di definire i propri confini, chi sono io e chi è l'altro, è quella che permette di capire quali sono i propri bisogni, le proprie necessità e riuscire a non lasciarsi condizionare dalle idee di chi ci è accanto, perché le idee di chi ci è accanto sono le idee di una persona che è diversa da noi. Ma noi non possiamo mai pretendere che l'altro ci conosca o impari a conoscerci se non siamo noi i primi a conoscere noi stessi. E per poterlo fare noi abbiamo bisogno di isolarci dagli altri in maniera sana, non in maniera inadeguata, ma in una modalità che ci permetta di fare un percorso. Là dove voi vi accorgete che la solitudine ha un potere su di voi ricattatorio, allora io vi consiglio di rivolgervi ai professionisti, psicologi, psicoterapeuti della vostra città per poter ragionare su di voi da dove nasce questo bisogno, questo senso di solitudine. Io ricordo una persona che mi raccontava di sé, e posso raccontare quanto vi sto per dire con l'autorizzazione ovviamente di chi me l'ha raccontato, come sempre, mi raccontava di quando tutte le volte che doveva prendere una decisione o che stava per prendere una decisione, il genitore di questa persona commentava così: ricordati che se sbagli scelta rimani poi sola, perché io non sto qua ad aspettare e a vedere il tuo fallimento, perché se tu vai su questa strada, se tu fai questa scelta, sono molto molto convinto che tu possa sbagliare e nell'errore io non ci sarò. Questa è la modalità migliore, e ve lo dico in maniera paradossale, per far sì che una persona dipenda da noi: insinuare l'insicurezza, insinuare la possibilità dell'errore, e le scelte nella vita possono anche essere sbagliate, però gli errori servono a comprendere le situazioni. Ma se io dico sempre a una persona che se sbaglia io non ci sarò, io creo a quella persona inevitabilmente una grande incertezza, una grande insicurezza, perché non saprà cosa scegliere, e allora farò in modo che quella persona venga da me e chieda a me qual è la scelta giusta per lei, così da dare a me la responsabilità di quella scelta, perché così io non l'abbandono. Spero di aver risposto alla domanda di Carolina e auguro a tutti una buona vita.